Consegnate stamani nel corso di una cerimonia al Teatro Marrucino delle copie della Costituzione italiana, in un'edizione speciale adattata per giovani dalla Giuffrè Lefebvre, ad alcuni neo-diciottenni della città di Chieti. Si tratta del cosiddetto battesimo civico, iniziativa, alla sua prima edizione ma che sarà ripetuta e implementata nei prossimi anni, che ha lo scopo di avvicinare gli studenti allo Stato, a conoscerne l'ordinamento e le istituzioni che lo caratterizzano, a prendere consapevolezza dei propri diritti e doveri di cittadini che entrano nella maggiore età. A effettuare la consegna sono stati il prefetto di Chieti Armando Forgione, il sindaco Diego Ferrara, il presidente del consiglio comunale Luigi Febo. Credo che sia una cosa importante, un segnale che noi daremo ai nostri concittadini che compiono oggi 18 anni in maniera simbolica nella donare a loro la Costituzione, che rimette al centro l'attività sociale della nostra nazione. È un valore importante perché li deve far rendere consapevoli di diritti e doveri che loro come cittadine e cittadini hanno rispetto alla nostra nazione e ai loro coetanei. Questo evento è molto importante in quanto è a coronamento del lavoro fatto a scuola, dell'insegnamento di cittadinanza e Costituzione. Su cui abbiamo lavorato, dedicando appunto le varie discipline coordinate da referenti sia per il biennio che per il triennio, per cui questo evento è molto importante per coinvolgere ancora di più i ragazzi che comunque sono stati coinvolti già da qualche anno in queste discipline legate alla cittadinanza e Costituzione. È un programma di 3 anni, l'anno prossimo e il prossimo ancora faremo la stessa cosa, la consegna simbolica, e durante il periodo scolastico l'anno prossimo partirà una serie di iniziative proprio di confronto con i ragazzi e di analisi della Costituzione.